Sono con Fabio Di Gioia, il curatore italiano di questa mostra. Grazie Fabio per l'ospitalità e ti faccio subito una domanda. Hai conosciuto personalmente Nathan? Sì, l'ho conosciuto ed è un personaggio straordinario. Nathan è un artista pop, un surrealista, che utilizzando i mattoncini riesce a esprimere sensazioni, sentimenti. Tu che l'hai visto all'opera, ci puoi dire qualcosa sulla sua tecnica? Nathan chiaramente in alcuni casi deve risolvere dei problemi di statica. Quando crea una statua, una scultura alta come un essere umano, utilizza decine di migliaia di mattoncini. Naturalmente per farli stare in piedi deve, o con delle colle particolari o comunque con dei fissaggi di metallo, fare in modo che poi non ci caschino addosso quando visitiamo. Fabio, qual è la tua opera preferita qui nella mostra? C'è un eroe, un supereroe, che lui chiama l'eroe interiore, che è un fanciullo con un mantello, un fanciullo azzurro, e è il bambino che è in ognuno di noi. Per Nathan questo significa che noi siamo, dobbiamo proteggerlo, quel bambino, non dobbiamo uccidere la nostra infanzia, perché è quella che ci permette di fare le cose straordinarie, quindi ci permette di essere oggi, che siamo adulti, dei supereroi. Quindi non è soltanto una mostra per bambini, ma lo è soprattutto per gli adulti? Sì, è per gli adulti perché lo leggono in maniera molto più complessa rispetto a un bambino, in base all'esperienza personale di ognuno. Il bambino naturalmente si diverte tantissimo e trova tante cose fantastiche da vedere, capisce che con il Lego c'è tutto un mondo che si può creare, ma diciamo sì, è per bambini, ma il bambino di oggi, quello di ieri e quello dell'altro ieri, per tutti insomma. Parliamo un po' di numeri, quanti visitatori finora ci sono stati alla mostra? Parecchie decine di migliaia, ogni settimana abbiamo migliaia di visitatori, perché c'è un grande passaparola, chi viene qui prova vere emozioni, prova e vede qualcosa che non si aspetta e quindi poi manda altri visitatori dicendo non la perdete assolutamente. Questo ci ha convinto a prorogare la mostra e quindi la mostra sarà a Roma, a Palazzo degli Esami, fino all'8 di aprile, con tante attività che sono consultabili sul sito che è dcsuperheroes.it e soprattutto attività per le scuole. Visite con le scuole, daremo modo agli studenti di venire a vedere la mostra, ispirarsi e fare attività tecniche, pratiche e di creatività. Caspita, questa è una notizia, quindi c'è tempo fino all'8 aprile per venire qui, visitare questa mostra e diventare un po' supereroi. Non la perdete, non la perdete. Grazie Fabio. Grazie a voi. Continuo a visitare la mostra. Prego, supereroi vi aspettano. Grazie.